Ah, buongiorno raga. Allora, Giorgio del Sud, il tempo cambia piuttosto rapidamente. Stamattina ci siamo svegliati con nuvoloso e soprattutto, adesso non so se voi lo sentite, ma un grande rumore di pinguini. Infatti, siamo di fronte a St. Andrew's Bay, la baia che oggi visiteremo, che rappresenta la più grande colonia di pinguini al mondo. Si sentono fin da qua, non arriva ancora l'odore, questo per fortuna, ma il capitano ci ha garantito che si sentirà tanto sulla spiaggia. Allora, oggi quindi c'è un po' più di freschino, 6 gradi, 10 nodi di vento, possibile pioggia, lì c'è un ghiacciaio. Comunque, adesso ci vestiamo e scendiamo in spiaggia in mezzo a queste decine di migliaia, anzi centinaia di migliaia di pinguini. Eccoci qua, ragazzi, siamo sbarcati ed è impressionante, semplicemente impressionante. Guardate voi stessi. Sono decine di migliaia, stando bassi, probabilmente centinaia di migliaia di pinguini. Sono tutti pinguini reali, li riconoscete come sempre dal collo che è giallo-arancione quasi, le orecchie, il becco invece bello arancione, il petto è tutto bianco e anche l'interno delle ali sono bianche. Qui vedete solo gli adulti, ma dove c'è la principale colonia vedrete come sempre anche i cuccioli, cuccioli che sono pieni di piume, sembrano fin più grassi degli adulti. In realtà è tutto questo piumaggio super morbido, quindi veramente voglio toccarlo, ma non si può toccare. Bisogna stare a 5 metri di distanza, nonostante siano proprio loro a venirti vicino, come sta succedendo adesso al Bon Ste, guardate. Quanto sono belli, raga! Quanto sono belli! Il clima, come vi ho detto, oggi è peggiorato, però in realtà fa molto 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 meno freddo. C'è un po' di umido, c'è la pioggerellina tipica tipo dell'Islanda, però non è per nulla fastidiosa, forse vedete qualcosa nello schermo come riflesso sulla linea. Dai, pronti? Andiamo a scoprire questa St. Andrew's Bay. Allora, io e Ste ce la stiamo passeggiando su questa St. Andrew's Bay. Ste, quanti pinguini ci sono? 700.000. Li hai contati? Tutti. Tutti, uno per uno. Uno per No, raga, ce l'hanno detto le guide. Si stimano tra le 300.000 e le 400.000 coppie. Quindi, se la matematica non è un'opinione, stiamo parlando di circa 700.000 pinguini. Adesso stiamo camminando dietro la parte proprio di spiaggia, nel verde, che tra l'altro è il paesaggio. Semplicemente meraviglioso. E stiamo andando nel cuore della colonia, dove troveremo i cuccioli. Qui dall'alto, raga, si può iniziare a vedere la vastità della colonia. C'è una vista stupenda. Iniziano a vedersi anche i primi cucciolotti, quelli marroni scuro. Incredibile. Si incomincia anche a sentire questo aroma di pinguino. No, sono ironico, ovviamente, ha un cattivo odore. Però ci sta, d'altronde siamo nella colonia più grande del mondo. Le nostre guide a volte ci lasciano dei segnali come questo. Cosa significa? Significa che non si può andare oltre. Questo perché vedete che ci sono alcuni pinguini che hanno un piumaggio particolare. Tipo quello, per esempio, quell'altro. Sono i pinguini adolescenti, vogliamo chiamarli così. Fondamentalmente stanno cambiando la piuma per trasformarsi da cuccioli in adulti, quindi perdono il piumaggio classico dei cuccioli, quindi gonfio, marrone, e diventano appunto eleganti, pinguini in smoking, bianco e nero, che sono gli adulti. Questa è una fase molto delicata della loro crescita e sono particolarmente vulnerabili. Allora, raga, non stiamo facendo un vero e proprio trekking, ma poco ci manca.
Fatto sta che ci siamo fatti amici, una guida, e sta aprendo una vera e propria strada per noi su questa spiaggia. Saremo tra i primi a vedere questo spettacolo. Venite con me. Madre, grazie. È impressionante, raga, guardate. Noi siamo oggettivamente abituati a vedere miriadi di umani, così mi vengono in mente gli slam indiani, piuttosto che i mercati. E ora vedere tutto questo di pinguini è follia, è incredibile, perché qua davanti a noi c'è quasi 1 milione di pinguini. 1 milione. Ah, boh, è una cosa che è forte, quanto la natura può essere impressionante. Mi mancano le parole, davvero. Wow, è una delle più belle immagini che ho mai visto in tutta la mia vita. In questa spiaggia ci sono oltre 7000 elefanti marini. Raga, la grandezza è incredibile. Considerate che un pinguino è alto meno di 1 metro. Guardatela in fondo. Guardate lì, guarda. I segni che vedete sono segni di lotta tra elefanti marini. Ma non sta morendo questo, sta dormendo semplicemente. Comunque raga, gli elefanti marini hanno veramente una faccia super simpatica. Ehi tu, guarda che i 5 metri valgono per me, ma valgono anche per te. Stai lontano, non ti avvicinare. Avevamo appena addocchiato una foca bianca, estremamente rara, praticamente una foca albina, e però il nostro pilota è stato richiamato qua perché è il responsabile dei Zodiac, che c'è stato un problema. Sono un grande fan dei relitti, soprattutto quelli sott'acqua, ma qua invece, questo, con questa atmosfera, con questa nebbia, queste nuvole basse, wow, ha un fascino veramente incredibile. Praticamente è un mercantile che è da più di 100 anni qui. Qua ragazzi, guardate la natura dentro, come ha preso piede. E tra l'altro all'interno c'è un sacco di nidi di cormorani, perché ovviamente è un luogo estremamente ideale per loro, per nidificare, che sono protetti.
Quelli là in fondo, raga, sono pinguini che non avevamo ancora visto, i Gidu Penguin, non so la traduzione ancora, però sono una delle tre tipologie di pinguini che si trovano qui in South Georgia. Oh, ste! Incredibile, incredibile! Allora, ragazzi, non abbiamo parole, siamo appena saliti in cabina da un'esperienza incredibile, clamorosa. Allora, partiamo, andiamo con ordine. Non era l'ideale oggi uscire, c'era nebbia, boh, non ci ispirava nemmeno tanto, anche perché stiamo vedendo delle cose pazzesche ed era il momento peggiore di questi due giorni in South Georgia. Però siamo usciti per fare uno Zodiac Cruise, che sono i giri col gommone, come avete visto negli scorsi giorni, e niente, praticamente abbiamo cominciato a navigare, siamo arrivati vicino a un relitto stupendo, un mercantile arenato da oltre 100 anni, e lì la nebbia che avvolge già tutto il relitto, già di per sé era molto magico, molto creepy, super drammatico, bello con i colori, ma il meglio doveva ancora arrivare. Infatti il nostro skipper siamo andati dietro al relitto e ha spento il motore, avvicinandoci alla costa una serie di baby elefanti marini si sono avvicinati a noi, ma sono arrivati quasi a baciarci, potevamo toccarli, non l'abbiamo ovviamente fatto perché assolutamente qua bisogna sempre ricordarsi che la natura sia ospite, bisogna rispettarla, però ragazzi veramente eravamo a pochissimi centimetri da loro e sono arrivati loro, curiosi, e lo skipper ci ha anche detto che è una cosa che non gli è mai successa, quindi wow, guardate con i vostri occhi. Raga, nella prossima puntata sta cadendo il ghiaccio. Cazzo dici? Eccolo qua, ghiaccio. Raga, stiamo correndo perché ci sono le balene. Raga, appena partito l'annuncio della nave ci hanno avvisato di un iceberg bello grosso e infatti, guardate, tra giorni di navigazione finalmente dovremmo essere arrivati alle prime terre. La cosa che più è mancata è stato un tramonto in mare. Guardate.